Ciao a tutti, io sono Alex e benvenuti in un nuovo video della colazione con gas. Rieccoci con una nuova serie di video. Sono rimasto per una settimana fermo, ero in ferie, ho postato qualche articolo, ho fatto qualche piccolo vlog, ma mi sono dedicato alla casa e alla famiglia, quindi non ho più registrato nulla. Ho montato un po' di video che arriveranno nelle prossime settimane, il classico video del venerdì, e adesso ricominciamo un pochettino con anche i vlog quotidiani in auto. Siamo all'8 di agosto, ormai la maggioranza delle persone sono già tutte partite, stanno partendo in questi giorni per le ferie, oggi è lunedì, ma questo mese noi rimarremo a casa, gireremo come avevamo fatto vedere nei video che abbiamo già postato come Gas Family, per quello che sono le nostre gite estemporanee fuori porta della domenica, a volte un piccolo weekend sabato e domenica, ma fondamentalmente rimarremo qui perché stiamo aprendo una nuova attività, eccetera eccetera. Comunque vabbè, un po' di cose che vedrete dopo. E in realtà oggi volevo parlarvi di questa cosa, cioè di questo rientro dalle ferie, anche se in realtà rientro proprio non è, visto che in ferie non si è andati via, però mentalmente è stato importante staccare almeno per una settimana e mezza quello che poteva essere l'obbligo e gli obblighi lavorativi, quindi dovessi svegliare presto, prendere l'auto, andare verso il posto di lavoro, fare tutta la giornata, eccetera eccetera eccetera. Diciamo che chi lo fa e va via, come abbiamo sempre fatto noi ormai negli ultimi 10-12 anni, e chi invece rimane qui, la differenza è appunto il posto, il luogo dove si va in vacanza, in ferie. Quest'anno ci è spiaciuto davvero tanto non poter andare nel solito posto, anche perché ormai, ripeto, sia noi che mia figlia eravamo abituatissimi allo stacco con il mare, alla faccia del mare, ragazzi. E quindi un attimino questa cosa ci è mancata, abbiamo cercato appunto di far pesare il meno possibile alla nostra figlia questa cosa, ma andremo via magari più avanti in qualche posto dove magari ancora un po' il clima ci permette di fare una vacanzina o qualcosina. Però vabbè, a monte di queste cose, diciamo, rientro dalle ferie traumatico come sempre, perché svegliarsi, dovessi alzare, preparare la colazione, mangiare, prendere un altro lavarsi, cioè, si hanno dei ritmi e degli orari che sono completamente diversi. Per fortuna, dico per fortuna davvero, siamo stati avvantaggiati, sono stato avvantaggiato in questo momento da una situazione meteo dove da un paio di giorni sta piovendo, e quindi ragazzi a temperatura così ci sono 19 gradi, è vero che sono le 6:50, però fino a settimana scorsa a quest'ora già si puntava ai 27-28 gradi, e quindi devo dire che questa cosa sicuramente avvantaggia un pochettino, perché si riesce a dormire meglio la notte, la mattina si alza già più freschi. Abbiamo passato un brutto periodo, in effetti devo dire che quest'anno, come tutti quanti mi hanno segnalato, mi hanno detto, parlando con amici vicini di casa, il meteo ha messo una prova a tutti, giovani, anziani, persone diciamo di 30 anni, perché fare da fine maggio ai primi di agosto con 32-34 gradi di media durante la giornata, punte di 37-40 gradi durante il giorno, nelle case se non avevi il climatizzatore morivi, perché anche tenendo tutto chiuso, come dicono, sbarrato, senza che ne possa entrare aria bollente dall'esterno eccetera, con le case magari coibentate, con i serramenti, con il cappotto eccetera, si resisteva di quei 2-3 gradi, ma ragazzi parliamo comunque di 30 gradi in casa, di 28-30 gradi in casa, con tutto quello che comporta ovviamente, perché alla fine è un discorso proprio di temperatura che si crea nella casa, che poi è difficile alla sera, anche aprendo le finestre, a far dissipare, a far diminuire, quindi diventava un po' più difficile. In realtà questo rientro con questo fresco, non dico che fa pensare che sia quasi fine agosto e quindi finita l'estate, però siamo lì, tra l'altro le strade deserte, autostrada deserta, fanno sì che comunque
Beh, insomma, tanta roba, in un attimo si arriva al lavoro, io che lavoro a 30 km, 35 km da casa. Insomma, non è proprio malaccio, devo dire la verità. Però sicuramente il dispiacere di non essere stati al mare, di non aver visto il mare quest'anno, i soliti luoghi, le solite persone che frequenti, questa cosa è abbastanza, abbastanza pesante. E devo dire che forse chi è la persona che ci ha dato più coraggio in questo momento, che è nostra figlia, che ci ha detto: ma sì, non importa, saremo a casa tra di noi e non andiamo via, staremo anche con la nostra cagnolona, eccetera, eccetera. In realtà, secondo me, è davvero è la persona che sta, che soffrirà di più, che ne soffrirà di più. Per cui penso che la porteremo da qualche parte prima dell'inizio della scuola, perché ne verrà tanto bene. E quindi questo vlog di questa mattina che cosa vuole dire? Nulla. Vuole dire che purtroppo nella vita capitano degli imprevisti, delle cose che possono succedere, che possono farti cambiare quello che è uno standard di vita, ma sicuramente questa cosa può essere da stimolo. Noi è stato di stimolo per poter pensare e aprire una nuova attività e quindi avere la possibilità di rinascere. Adesso vediamo come andrà, ma sono sicuro che andrà benissimo, perché abbiamo tutto l'entusiasmo, tutta la voglia di fare, e quindi questa cosa sicuramente porta positività e porta sicuramente uno stimolo da settembre per poter ripartire davvero a forza su tutto quello che abbiamo in mente dei progetti. Già qualcosina stiamo già facendo, però davvero abbiamo tanta volontà, quindi andrà sicuramente benissimo. Non dico da Dio, però da benissimo, 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 benissimo. Mi piace. Detto questo, vi ringrazio per aver seguito questo vlog estemporaneo, un po' veloce, questa mattinata dell'8 agosto, con un cielo che non si capisce se oggi è intenzione ancora di piovere oppure no, molto nuvoloso, ma comunque bello, 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 nuvole, tutto bello. E ci vediamo domani mattina con un nuovo vlog. So già di cosa potrei parlare, purtroppo non sarà una cosa bellissima, perché purtroppo nonostante tutto stanno succedendo delle cose brutte, davvero brutte. In questo periodo sembrava che si stava attenuando il regime internazionale con le tensioni tra i vari stati, invece pare che si siano svegliati col caldo dell'estate anche altri stati. Vedi Taiwan, vedi Cina, vedi Israele, vedi Striscia di Gaza, che insomma non potevano anche farne meno in questo periodo, che sicuramente stavamo meglio tutti, visto che c'era già tensione nella parte russa in Ucraina, che poteva già bastare. Però va bene, parliamo domani mattina. Intanto vi saluto, vi ringrazio per aver seguito fino a questo momento. Vi ricordo come sempre di mettere qui sotto un mi piace, di iscrivervi al canale, di cliccare